Mi sono fatta la doccia, mi sono truccata per uscire perché facciamo tante cose. Adesso mi asciugo i capelli, però prima devo aspettare almeno 2-5 minuti che il prodotto fa effetto. Intanto vi faccio vedere le cose che ho finito, così almeno nel vlog di cioè nel vlog. Nei prodotti finiti non ve li farò vedere, ma ve li farò vedere adesso perché li ho finiti proprio adesso. Per cui ho finito questa crema per il corpo della Cleo, crema soffice extra idratante con yogurt e ciliegia. È buonissima perché appena la metti su si sente il profumo della ciliegia e ce l'ho ancora addosso perché l'ho messo dopo la doccia e l'ho svuotata, è da tanto che ce l'avevo, però è strabuona, è di 250 ml. Io ho finito questa qua. Poi ho finito questo bagno gel che ho preso, i campioncini che ho preso a Phuket. Anche questo qua è buono. Ne ho altri e li devo ancora finire. Poi ho finito lo scrub al caffè dell'Etelandia. Allora, la pelle me la fa diventare bella, bella liscia, per cui è un ottimo prodotto. Poi sa anche di caffè. È di 100 ml, infatti come vedete è straniero perché ovviamente l'ho preso in Thailandia. Non l'ho pagato neanche forse 2-3 euro, non di più. Ed è buono perché ha un odore spettacolare, sa di caffè, sia quando lo metti in faccia che l'odore è molto buono, per cui se per caso andate in Thailandia ve lo consiglio, però io non lo riprendo perché cioè è buono ma non mi ha colpito tanto, però è buono anche perché ha la vitamina E ed è naturale al 100%. Poi ho finito questi il dentifricio della Intadent, che qua dice denti bianchi, azione anti-placca 24 ore. Allora, diciamo che sì, sono bianchi e come prodotto, come dentifricio, mi è piaciuto ed è buono, per cui ve lo consiglio. Infatti ne ho due. Adesso lo butto così almeno ve lo faccio vedere. Ve lo consiglio perché questo qua è buono. Io ho preso due confezioni, questa è la scatola, se lo trovate prendetelo. Perché con questi mi sono trovata bene. Infatti i denti li fa diventare bianchi. Sono due scatole. Infatti ce n'è uno che è praticamente nuovo e lo devo usare. Ne ho presi due. Però non è male. Questi sono i prodotti praticamente che ho finito adesso. Che ho fatto la doccia. I capelli profumano che... Mamma mia, che buono. Dopo vi parlerò anche in una recensione. Come curo i miei capelli, vi dirò anche che prodotti uso e come fanno a essere praticamente così. Allora, dato che i miei capelli dopo la doccia diventano tipo Re Leone, allora volevo piastrarli. Prima li asciugo e poi li piastro con la piastra. Ovviamente farò vedere velocemente perché sennò questo video dopo dura troppo. Perché allora prima andiamo a lavare il mio cane, vado a portarlo per la prima volta a fargli fare il bagno in toilettatura, che è praticamente a Maslianico qua vicino a noi, e vorrei portarlo lì per la prima volta, voglio vedere come lo lavano, eccetera, per cui ovviamente vi farò vedere. E poi andiamo in Svizzera, che praticamente si trova a 5 minuti da casa mia in macchina, neanche 5 minuti, 3 minuti se già in Svizzera, e andiamo al Ser Fontana, credo che tutti lo conoscono, però dato che io abito proprio vicino alla Svizzera, andiamo a fare shopping, per modo di dire, e vi farò vedere anche lì. E poi dovrei andare in un altro negozio, che è MediaWorld, verso Como. Però diciamo che lì, in poche parole,
volevo andare a vedere la macchina fotografica nuova per fare i vlog, solo che ancora sono un po' indecisa di quale comprare. Per cui vedremo. Intanto mi asciugo i capelli e ci vediamo dopo. Poi usi la spugna se devi lavarlo. Non come fai con la spugna? Non lo lavi bene. Per quello che non sta così. Oh, guarda come sta. Mario, smettila. Fina, guarda. Guarda come sta ferma. Adesso la sciacquo e poi ne avvicino uno di qua e poi la giro. Mario, falla finita. Arriva dall'est, quindi. Sì, ha chiuso. L'ho salvata perché... Stava morendo? Sì. Dopo la fine... Ma che bello. Era piccolina, aveva quasi 4 mesi. Sì, amore, di qua è uguale che di là. E sai quanti negozi fa così? Tutti i negozi così. Infatti mio marito sempre glielo dice a lei, ti ho salvato la vita, perché se non ti prendevo io non so che fine facevo. Tanti magari li prendono, stanno male lì, li portano, cose che curavi li portano indietro. Sì, sì. Tanti fanno così. E infatti lei aveva un problema all'occhio. L'introvio. Aveva un problema la all'occhio. La terza parte, però. L'hanno sentito sì. Alla fine dopo l'ho curata. Non l'hai operata? Sono qua dalla Carola, ma 2 anni. Sì, fuori, appena fuori la dogana. Dove c'è quello che vende le moto? Di fronte. Mi hai fatto con la moto. Di così. Mario, basta. Negozio.
un ombrello. Questo 39. Thank you.
vi faccio vedere cosa ho preso al CIA. Praticamente è grande il sacchetto perché lo scompriamo. Allora, il sacchetto è grande perché abbiamo preso un po' di cose. Cioè, almeno io ho preso solo due cose perché sinceramente non ho trovato un granché. Comunque, in totale abbiamo speso 109,35 franchi, però non in euro, ma sono franchi. Tutte queste cose qua. Però adesso vi faccio vedere, io ho preso solo due cose perché ho trovato solo due cose che mi piacevano. Allora, ho preso questo che è un costume, quello che, se non sbaglio, l'ho fatto vedere nella clip, non lo so, questo fatto così, pagato 14,90 franchi. Una 46 ho preso. Strano. Comunque questo molto carino, nero. Il sotto non l'ho preso perché alla fine non mi piaceva il sotto. Aveva la mutanda quella alta. E allora ho preferito prendere solo questo. Ed è molto semplice fatto così. E poi ho preso la maglietta. Ho trovato solo questo, però non c'erano tante cose per, ad esempio, per me. La maglietta semplice di Minnie. Adesso la provo e ve la faccio vedere indossata. Fatta così. Allora, questa qui. È costata un po' di più. 24,90 franchi. Qui dovrebbe essere 20 euro. Anche questa è una 44,46. Strano, uguale al costume. No, impossibile, questo dovrebbe essere una 90. Boh, comunque anche questo qua è 46. E sì, questo è un po' troppo. Questa qua della Disney la provo e vediamo come mi sto. Secondo me è perfetta e mi sta giusta, perché pensavo che era più grande, invece no. Cioè, scusate, per dietro ci sono i vestiti. Comunque, questa è la maglietta e non è neanche male. Mi piace perché è fatta bene ed è larga e giusta per me, per cui non è male. È molto bella. Mi piace. Io voglio questo che devi fare qua. No. Prendi. Abbiamo fatto un giretto perché dovevo vedere la macchina, dovevo vedere per comprare la macchina fotocamera per fare i video, solo che sono ancora indecisa quale prendere.
perché la voglio una professionale bella che fa dei bei video come fanno gli altri, per cui sono ancora indecisa sia dove prenderla che cosa, che quale prendere. Niente, per cui avete visto che siamo andati al negozio, alla Media World. E niente, c'è il sole. Si vede. Ok. Niente, volevo farvi vedere una cosa. Perché nel, se vi ricordate, martedì ho messo il video shopping di Amazon. Vi faccio vedere una cosa. Allora, questo che vedete, a parte, vabbè, lasciate stare come sono vestita. Comunque, questo qua non è un armadio, perché i commenti che ho ricevuto praticamente, nei commenti ho ricevuto che per voi è un armadio, ma non è un armadio, perché se vedete bene è uno specchio, cioè vedete che è uno specchio, non è un armadio, è uno specchio praticamente dove metti i gioielli, si apre e dentro ci sono le mie cose, dove praticamente io l'ho riempito, tranne qua, perché ovviamente non ho tanti orecchini, però queste sono praticamente tutte le cose, i miei gioielli che ho messo dentro, in poche parole, a parte il mio cane. Comunque è uno specchio dove metti i gioielli dentro. Ovviamente poi avevo intenzione di fare un video a parte dove vi farò vedere tutti i miei gioielli a uno, perché non sarebbe male come video, vi vorrei far vedere tutti i gioielli che ho. Comunque questi sono tutti, questo non è un armadio ma è uno specchio, per cui le persone che dicevano che questo era un armadio non lo è, e non so perché avete detto che era un armadio, anche perché come fa a essere un armadio, scusate. Cioè, per farvi capire, non è un armadio, è uno specchio, cioè lo ripeto 10.000 volte, perché molte persone sotto nei commenti dello shopping dove vi ho fatto vedere l'acquisto mi avete detto che bell'armadio, ma non è un armadio. È uno specchio dove praticamente ci sono dentro i gioielli. Questo è. Volevo farvi solo sapere questa cosa qui. Qui c'è il mio cane, bello profumato e anche morbido. Tutto morbidina. Una bella morbidina. Tutta morbida, morbida. Mi dai la zampina? Mi dai la zampa? Candy? Dammi la zampina, dammi la zampa, dai, dammi la zampina, dammi la zampa, dammi la zampina, dai, vuoi biscotto? Lo vuoi biscottino? Zampina, zampina, no, oggi non vuole darmi la zampa, non so perché, comunque niente. Lei è bella profumata, bella lavata. Adesso me la dà la zampina, eh. Adesso me la dà la zampina. Cattiva. E niente. Comunque. C'è il mio cane che mi guarda come per dire, che cavolo fai? Comunque niente. Io chiudo qua il vlog perché non so quanto è durato, non so quante clip sono, non so quanto è durato. E dato che sono 6:30, devo montare anche il vlog che deve andare su domani. E stasera lo monto, perché adesso dovrei andare a cucinare. Per cui in pratica stasera monto il vlog
e domani alle 5 è su. Dato che non so quanto dura questo vlog, io chiudo qua e... prima di chiudere volevo dirvi una cosa. Ovviamente non so se guardate tutto fino in fondo questo vlog, cioè se i miei video li vedete proprio fino alla fine, non lo so, perché dai commenti sinceramente nessuno, da quello che leggo nei commenti, nessuno li guarda fino in fondo. Per cui, scusate, ok, faceva male il braccio. Comunque, ho messo il cavalletto. Allora, dato che ormai manca una settimana e finisce giugno, arrivano i mesi in cui YouTube non è più considerato. Ad esempio, luglio e agosto, molte persone vanno in vacanza e non guardano i video su YouTube. Per cui volevo già avvisarvi che ho deciso, invece di mettere i vlog al sabato, li metterò in settimana. Ogni tanto farò qualche vlog, dipende se caricare i video, quelli che sto già registrando oppure no, non lo so, devo vedere. Comunque, invece di fare 3 giorni a settimana, farò 2 giorni, cioè martedì e giovedì, sempre alle 5. Proverò a fare così, se ovviamente vedo che sia le visualizzazioni che le persone non guardano i video perché sono troppo impegnati per andare al mare, eccetera, ovviamente invece di fare due giorni, ne metterei uno, metterei un, che ne so, martedì metterei il video per, ad esempio a luglio. Invece in agosto avevo pensato di, per 2 settimane, di non pubblicare niente in agosto, però devo vedere se sono le prime 2 settimane o le ultime, dato che agosto e luglio nessuno caga YouTube e nessuno guarderà i video, ho deciso di fare così. E siccome sono dei mesi un po' brutti, secondo me, per il fatto che nessuno guarda i video, allora preferirei, non lo so, cambiare. Io ho avvisato già prima, così almeno praticamente sapete, cioè sapete che i video non saranno più uguali in queste settimane, ma saranno diversi. Peccato, perché sto organizzando tanti video nuovi e anche molto belli che potrebbero interessare, ma se nessuno li guarda in questi 2 mesi è inutile pubblicarli. Preferirei pubblicare dei vlog, diciamo, su quello che faccio, che pubblicare i video in cui sto, diciamo, sto facendo, perché ne ho tantissimi da registrare e da pubblicare. Infatti adesso sto anche montando altri video. Comunque, dato che sono una che parlo troppo, avevo promesso che io non parlavo negli altri vlog, anche su questo, è meglio che chiudo. Comunque ricordatevi che da luglio i video saranno ridotti, non saranno più 3 giorni, più 3 giorni di video a settimana, ma saranno 2. Se ovviamente neanche questi due video che metterò a settimana nessuno li guarda, metterò solo un video a settimana, così almeno per non far sì che il mio canale resta troppo indietro senza video, solo per quello. Per cui vedrò com'è la situazione di questi 2 mesi. Vabbè, io vi ho già avvisato, così non devo, diciamo, dirvelo più là. E lo sapete già questa cosa, almeno per chi mi segue veramente. Poi per chi mi segue così tanto per seguirmi, vabbè, cosa ci posso fare? Io, ripeto, ci metto l'impegno, ci provo, lo faccio per stare in contatto con voi, lo faccio per divertirci, eccetera, e anche per scambiarci i consigli, solo per queste cose qua, anche perché a me piace, diciamo, fare questa cosa. Ok, parlo fin troppo, chiudo, che forse è meglio, me ne vado giù, così dopo monto il vlog, che incrociamo le dita che non sia tanto, che è tanto lungo, perché non decido io quanto farlo durare, dipende dalle clip. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, che ovviamente sia stato bello. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà martedì, col nuovo video. Non è un vlog, ma è un'altra cosa. Non vi sponsor, non vi dico niente, sono cose che piano piano li vedete. E niente, buon sabato e buona domenica.
ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché lì pubblicherò di più che qui, dato che i due mesi stanno, diciamo, rimpicciolendo tra le visualizzazioni e le persone che non guardano neanche i video in questi due mesi. Basta, parlo fin troppo. Ci vediamo al prossimo video, che è meglio. Ciao!